Ciao a tutti, io sono Alice e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui perché vi mostrerò cosa mangio in un giorno. Prima però vi ricordo che se vi va potete iscrivervi al canale, tanto è gratuito e così mi aiutate, e seguirmi sui social, mi trovate sempre come @alicelatte_basso. Ho anche TikTok adesso, oltre che Instagram, quindi seguitemi! E niente, oggi quindi mi terrete compagnia e vi ringrazio innanzitutto per avermi fatto truccare, cosa che non faccio solitamente perché non mi viene la voglia se non ho qualcosa da fare, perché chi mi vede? Invece mi vedete voi, quindi grazie. E tra l'altro mi sento anche molto più produttiva essendo truccata. Non ho messo il rossetto semplicemente perché dobbiamo magnare. Bene, è il momento di fare colazione. Ora, per colazione, tra l'altro il frigo è abbastanza pieno, sconvolgente, sconvolgente, sono riuscita a fare una spesa che duri un po' di più. Direi un po' di succo di arancia, questo qua è quello della Smart che trovate all'S lunga. E poi andiamo nel Castello delle Meraviglie. Allora, qua c'è un pezzo di colomba di quelle ripiene, ma andrò con una classica merendina, proprio triste. Guardate che bella la tazza con l'alpaca presa da Tiger, bellissima. E ora ci versiamo il nostro succo d'arancia, 100% arancia, se riesco senza sbrodolare ovunque con una mano. E voilà! Quindi buona colazione a me! Succhino d'arancia e via. So che non c'entra niente, ma volevo presentarvi Nuvola. Un po' faccio uscire tutta l'acqua. È un seme d'avocado che ieri ho messo a germogliare. Secondo voi farei germogli? Ma poi qualcuno sa come mai è rosso? Ho visto un sacco di video, non è rosso, ma il mio è rosso. E quindi lascia l'acqua tipo rosina. Tra l'altro stasera gli cambio l'acqua. Secondo voi crescerà mai il mio Nuvola? È arrivato il momento di pranzo, quindi è l'ora di mettere su l'acqua per la pasta. Ecco qua gli spaghetti. E no, io non li spezzo. Ecco qua una pasta un po' triste che per ora diventerà molto bella con il pesto senza aglio della Smart perché non mi piace l'aglio. Eccola qua, ora basta aggiungerci un po' di parmigiano che con una mano. Ok, lo sto facendo andare tutto fuori. Tutto proprio. Questo è il parmigiano. E voilà, buon appetito! Mi sono mangiata tutta la pasta, ma al dolcino non posso rinunciare. E mi mangerò, non magari un pezzo così, ma l'ultimo pezzo di uovo della Kinder rimasto. Quanto è buono! Fatemi sapere sotto nei commenti qual è il vostro tipo di uovo di Pasqua preferito. Il mio in assoluto è quello della Kinder perché è l'incontro cioccolato al latte, cioccolato bianco, no, è pazzesco. Fatemi sapere sotto nei commenti che sono curiosa. Per concludere il pasto in bellezza, mi sono fatta un bel caffè. Questo qua è il cortado per la macchinetta dolce gusto ed è buonissimo. È praticamente un caffè macchiato. Sono circa le 4 e mezza, quindi è arrivata ora della merenda e la farò con un frutto, in questo caso una mela, perché direi che ci ho dato dentro abbastanza con i dolci fra colazione e dopo pranzo, che alla fine l'ho quasi finito l'uovo che era rimasto. Ups. Quindi buona merenda a me. Eh sì. A me la mela piace mangiarla così con la buccia, ovviamente prima la lavo, ma no, mi piace proprio così, anche perché mi scoccio a sbucciare i frutti. Nel senso, cerco di prendere sempre quelli che sono facili da mangiare. Il kiwi addirittura per non sbucciarlo lo taglio a metà e poi lo mangio col cucchiaino. Sono pessima. Va bene, penso ci rivedremo stasera. Non penso di fare un altro spuntino, ma almeno spero. Per cena, visto che finalmente è ora di cena, ho intenzione di realizzare una parmigiana soft, perché la farò con le melanzane fatte cuocere direttamente in forno, quindi non prefritte. E ora vi faccio vedere come ho intenzione di farla. È la prima volta che la faccio, speriamo venga bene. Ok, ho preparato qui gli ingredienti, le due melanzane, due mozzarelle, non so se ne serviranno di più, ne ho altre. Poi, passata di pomodoro, non so mai come mettermi, forse così, ok. Passata di pomodoro, sale ovviamente, parmigiano e questo è tutto. Poi ho questo aggeggio che dovrebbe tagliare la mozzarella. Vediamo come viene. Farò così, faccio uno strato, scuotiamolo un po', uno strato di passata di pomodoro. Sì, non ho una pirofila adatta, userò una tortiera, andrà bene lo stesso. Ok, ho appena
Ho appena capito che mi serve un cucchiaio per stenderla. Ok, abbiamo un cucchiaio, quindi la stendo. Faccio uno strato bello pomodoroso. Voilà. Poi inizio a tagliare le melanzane con questo aggeggio. Vediamo se funziona. No. Ragazzi, viene una cacca con questo aggeggio, dei pezzettini minuscoli, inutilizzabili proprio. No, andiamo di classico coltello allora. Cerco di farli il più fini possibili, così poi cuociono prima, ovviamente. E inizio poi a posizionarle tutte sopra. Quindi il mio obiettivo è fare uno strato di pomodoro, poi strato di melanzane, sopra lo strato di melanzane andrò a mettere le mozzarelle tagliate a fettine, ma volendo si possono fare anche a dadini, come volete. E poi proseguirò fino alla fine. Vi faccio poi vedere il risultato finale. Ah, ovviamente potete aggiungere anche un po' di parmigiano, che è quello che farò io. Penso sopra la mozzarella, ma non penso lo metterò all'ultimo strato, semplicemente perché se lo metto all'ultimo strato pure che poi in forno si bruci. E ovviamente poi a ogni strato aggiungo del sale. Vi farò vedere dopo com'è il risultato. Giusto per farvi capire, questo è il risultato del primo strato e ora continuo con gli altri strati. Comunque servono più di due mozzarelle perché con uno strato ne ho già consumata una e un pezzettino, quindi penso che utilizzerò anche le altre due. Vado avanti. Ecco qua il risultato finito. Queste melanzane che vedete sopra in realtà mi erano avanzate e non avevo più mozzarella, quindi le ho messe semplicemente sopra così, con un po' di parmigiano, sperando che non si bruci. Ora ho preriscaldato il forno a 180 gradi e penso di metterle per 30 minuti, ma non ne sono sicura, forse anche di più. E vediamo come vengono, perché è veramente la prima volta che lo faccio. Non mi linciate, vi prego, se siete esperti di parmigiana, questo sarà sicuramente un insulto, ma spero venga buona. Nel frattempo che la parmigiana, la finta parmigiana, diciamo, si cuoce, io faccio un piccolo piccolo aperitivo, due fettine di pane con le sottilette. Fredde, perché io adoro le sottilette fredde. Così, prese dal frigo e bam sul pane. Sono strana perché tutti le odiano, tutte piacciono belle fondenti. Certo, mi piacciono anche così, ma anche fredde non hanno nulla da invidiare. Viva le sottilette fredde! Allora, sono passati circa 25 minuti dall'infornatura della finta parmigiana e ora vi faccio vedere com'è. Allora, l'aspetto non è proprio dei migliori. Ho messo sicuramente troppo pomodoro perché è sbordato. Però dai, l'odore non è male. Le melanzane mi sembrerebbero cotte, spero siano cotte anche quelle ai piani bassi. E niente, ora la faccio raffreddare perché c'è praticamente ancora il pomodoro che bolle e quindi è immangiabile. Ma la prossima volta meno pomodoro, Alice, meno pomodoro. Comunque poi mangerò la parmigiana con un po' di pane e dopo vi farò sapere se è buona. L'ho appena assaggiata, confermo che l'aspetto nemmeno nel piatto è dei migliori, ma il gusto buono, buono, mi piace. Pacca sulla spalla, auto a me. Ovviamente è più buona quella fritta perché è più saporita, però anche questa versione più light, se si può definire così, mi piace. Ah, e secondo me 180 gradi, sono tutta sporca, scusate. 180 gradi, forno ventilato, 30 minuti, 25-30 minuti. Se le tagliate sottili, si cuociono anche quelle al fondo. Ora sono cotte e sono buone. Solamente mettete veramente meno pomodoro, quello sì, perché ho fatto questa specie di acquetta, che sarebbe meglio non ci fosse stata, diciamo, perché la mozzarella ovviamente si è sciolta, anche lei ha creato liquido e via. Però per il resto ci sta. Io e Simba ci tenevamo a concludere il video insieme, in realtà io ci tenevo che lui lo concludesse con me, vero amore? Simba? Simba? Piccolo, perché con questa cena, grazie, grazie, bacini, bacini, tanti bacini, con questa cena super pesante, perché con quelle melanzane, diciamo che sono belle toste, poi con tutto quel pomodoro, grazie Simba, mi rubi la scena? Va bene, sempre bacini. Quindi non mangerò assolutamente più niente stasera. Io vi ringrazio per aver visto questo video e ora è arrivato il momento, di salutare 5 di voi, che sono i primi 5 che hanno commentato l'ultimo video. Intanto lui si è accomodato. Quindi
Quindi se volete essere salutati, commentate qua sotto, i primi 5 verranno appunto commentati nel prossimo video. Voglio salutare Marianna Di Genio, Noemi Galimberti, Francesca D'Elia, Rossella Lolli, Ivan Cocco Campitelli. Grazie mille per aver visto questo video, mi raccomando fatemi sapere come ve la state passando questa quarantena, se anche voi avete un bellissimo cagnolino rompiballe. E niente, noi ci vediamo prestissimo, subitissimo, prestissimo, ovunquissimo con un altro video. Aia, aia! Mi sta attaccando! Mi sta attaccando! Simba! Non mi attaccare! Oh mio Dio! Simba. Ma guardatelo! Ma è normale? Ma è no... Ciao!